Buongiorno a tutti, pochi ma buoni. Alla mia sinistra presento Simon Sluga, che viene dalla Rijeka, prestito. Già ha avuto esperienze in Italia, con la Juve e con il Verona. E niente, penso che già conosciuto proprio perché c'è stato già in Italia, perciò a noi ci fa piacere che è qui con noi, gli diamo un grandissimo benvenuto e sicuramente sarà un'arma in più. Poi presento Marian Cioric, 95, ragazzo che già anche lui ha 2 anni di esperienza dal Parma. C'è stata purtroppo questa possibilità, per sfortuna del Parma, ma anche per la nostra fortuna, di acquistare un giocatore svincolato, una promessa dove abbiamo fatto investimento per vedere in futuro se potrà crescere, se gli possiamo dare questa prospettiva, a quello che mi ha detto il mio amico Bucci. E niente. Poi abbiamo il terzino destro Ivan Martic, proveniente da Verona, penso che lo conoscete tutti, ha fatto le ottime presenze in Serie A l'anno scorso e siamo felici che abbiamo potuto averlo tra di noi. Cominciamo con la presentazione, tutti parlano italiano. Sì, più o meno, tedesco, inglese, parla in italiano. Allora, partiamo da Sluga. Raccontaci un po', diciamo, la tua carriera precedente. Adesso lo spezza puntato su di te, lo chiedo a te, anche se in realtà non è che è stato puntato, insomma ovviamente ci deve essere sia lo spezza che punta su di te, sia la volontà tua di venire qua. Buongiorno a tutti. Allora, le fasi giovanili le ho fatte in Croazia, alla Rijeka, alla Dinamo Zagabria, poi ho fatto 2 anni in Italia, un anno alla Juve, un anno alla Verona. Dopodiché sono di nuovo tornato in Croazia, dove ho fatto un anno di Serie B croata, un anno di Serie A croata. E niente, è venuta questa opzione di venire qua a Spezia, dove alla fine non ci ho pensato tanto, e sono venuto subito, in una piazza importante, una piazza bella, e speriamo di fare dei bei risultati anche quest'anno, e poi vediamo, spero di dare qualche punto alla squadra, al mister, al club, per crescere ogni giorno di più, per essere sempre più forti e più bravi, e vediamo dove arriviamo. Siamo a Giorgio, siamo al tuo portiere, tu abbiamo già visto il ritiro, chiaramente siamo avuto la sfortuna, tra virgolette, esperienza per me giocare in Serie A, non è facile, anche con Mandolini ha avuto abbastanza un buon rapporto, però mi dispiace che non sono questo difensore che lui trova, sono un terzino che è più offensivo, quello che trova il mister Bielica, non era facile scendere, però ringrazio questo posto, grazie al mio direttore Gudan, che ha fatto tutto per me per venire qua.
Tu ti ritrovi insieme ad altri connazionali? Sì, sì. Sono tanti, tanti stranieri anche in questa squadra. Qua c'è anche tanti croati alla fine. No, un gruppo fantastico, chiamo una piccola famiglia che mi piace tanto e così si può lavorare ogni giorno tranquillo e sono contento. Allora, il mio portiere, a tutti i ognuno di voi chiedo le precedenti, i posti che sapete già dove dovete migliorare. Vabbè, migliorare si può in tutto, si deve migliorare in tutto, però adesso... Non so, le uscite, oppure... Dove sono le uscite? Lasciamo parlare gli altri, per come si gioca e come si impara, perché alla fine è quello che conta. Io dico che siamo tutti diversi, ognuno c'è il suo vantaggio, è così. Sì, qual è il tuo? L'altezza, ma ognuno usa il suo meglio per far bene. Se non esce lui. No, perché sono riuscito a dire nella conferenza se non è niente. Comunque allora chiedo al direttore sportivo, se mi risponde delle caratteristiche più significative. Ma penso che i pregi sicuramente sono della struttura fisica di tutti e due, ma penso di entrambi, penso che pensando al portiere che abbiamo, che Cicisola sicuramente ha dimostrato in una stagione una crescita importante, e che è arrivato con tantissimi difetti sia in uscita sia in stare sulla linea, perciò penso che ha dimostrato con il nostro allenatore dei portieri per Olandi una grande possibilità di crescere. Loro due sono tutti abbiamo i difetti, loro lo sanno, io ovviamente non voglio entrare in merito a questo, ma penso che abbiamo visto soprattutto i pregi e la prospettiva in tutti e due, e penso che abbiamo indovinato. Soprattutto i pregi sono grande disponibilità di sacrificio, che oggi senza quella, al di là di un ruolo particolare come quello del portiere, senza quella non puoi far nulla, figurati anche quegli altri. E io penso che loro sono molto felici perché hanno trovato anche un allenatore che hanno capito che gli fa crescere molto, collabora molto con il dialogo, e io penso che quei difetti che hanno, soprattutto perché non hanno grande esperienza, perché sono giovani, penso che in una barra due stagioni possono eliminarli sempre di più. Qualcuno di voi conosceva Zalieri, parte di questo periodo di persona, l'ha riconosciuto ora. Ora sì. Cosa ne pensate ora che l'avete riconosciuto da poco? Perché da fuori, magari la potesse essere sui giornali, da quello che magari si può percepire una cosa e poi magari può essere una nuova. Come è visto? Come vedete? Beh, no, è... No, una buona persona, il primo momento che l'ho conosciuto molto, molto tranquillo, molto sereno. E lui sa cosa vuole e questo dice a noi ogni giorno che solo il gruppo conta e così si vince la partita. Il sacrificio e tutto così, tutto quello che serve. È un allenatore che sa cosa vuole. Questo anche chiede ogni giorno. Questa squadra può arrivare in Serie A? Come? Può arrivare in Serie A questa squadra? Come tante altre. No, vedo che ultime due settimane non si parla più dei play-off, vedo che tutti parlano solo di Serie A, perché penso che o perché gli acquisti stanno dimostrando che se prendi qualcuno con grande esperienza di Serie A, vai in Serie A, penso che non è scritto da nessuna parte. Io posso permettermi di dire che la proprietà vuole solo crescere e migliorare. Ovviamente quando vedi che mancano 4 punti, 5 per andare diretto in Serie A, allora dici se vuoi migliorare dall'anno scorso vai in Serie A.
ma penso che tutti sappiamo che è inutile che ci creiamo tutte queste pressioni ad agosto, queste aspettative. Stiamo facendo di tutto per ripetere l'anno scorso, di continuare dove ci siamo fermati. Poi l'obiettivo è sicuramente entrare nei play-off, penso che lì non creo pressioni a nessuno, ma poi abbiamo visto l'anno scorso che pur facendo una partita importante hai sbagliato un fallo, magari una punizione, e ti sei trovato fuori, anche con le statistiche contro l'Avellino che erano incredibili, chi li legge, però purtroppo siamo usciti fuori come 2 anni fa. Io penso che è stato fatto tanto perché siamo riusciti a creare le plusvalenze, siamo riusciti a dare il valore ai nostri giocatori, eravamo una delle squadre più giovani, per quello penso che non mi sento di dire che questa squadra deve o per forza andare in Serie A, quindi voglio solo continuare lì dove ci siamo fermati. Qualcosa di mercato? No, come ho detto ieri, siamo riusciti a completare 2 uscite, penso importanti sia per i giocatori che erano in uscita e penso importanti per noi, perché comunque ci siamo liberati dei ingaggi importantissimi e abbiamo dato la possibilità a loro di esprimersi sempre nella stessa categoria ma con un'altra maglia. Devo dire che sono andati via molto felici perché comunque si è trovato d'accordo. Speriamo nei prossimi giorni di completare altre 2 o 3 uscite per poter arrivare al nostro obiettivo per quanto riguarda questo. Poi penso che con grande serenità possiamo guardare anche a completare la rosa nei prossimi 20 giorni. Perché, come ho ripetuto, come avete visto, la squadra è abbastanza già ben fatta. Sì, io volevo chiedere un'impressione a ciascuno, proprio così, domanda e risposta, che cosa vi aspettate, oltre a quello che ha detto il direttore, a questa stagione, insomma, proprio a livello personale, cosa vi attendete da questa esperienza a Spezia? Mi aspetto solamente che il gruppo con me, con Mister, con tutti, che cresciamo ogni giorno, che io pensiamo di partire una volta normalmente a vincerla, perché se dobbiamo essere umili e tutti dobbiamo essere consapevoli della nostra forza, deve essere una forza che un gruppo, e quindi poi vediamo alla fine dove ci ha portato il lavoro e noi stessi. Io spero che posso dare alla squadra una mano e posso aiutare con mia personalità, anche con il mio gioco, e spero come tutta la squadra che facciamo un buon campionato, che possiamo crescere ogni partita e che facciamo un buon lavoro tutto l'anno, tutti insieme, così se troviamo bene tutti uniti è più facile. Io devo dire che mi metto d'accordo con Simo più o meno e spero che facciamo il nostro massimo e che arriviamo in alti livelli.